Buon sabato di quanti ragazzi, io sono DualTube Channel, molti di voi mi stanno dicendo di essere in crisi di astinenza per gli spoiler di War of the Spark, e chi sono io per non alimentare la dipendenza di qualcuno o qualcosa? Partiamo da questa schermata e ci guardiamo un paio di cartuzze interessanti. Il vincolo della disciplina, che fa parte di un ciclo di carte non comuni, appunto i vincoli, in cui si vedono le gilde con dei colori in comune, mettere da parte le divergenze e comporre cose, rapporti, non so neanche io bene come descriverli, relativi alle terne tricolori, quelle amiche, perché non si ha mai di dare un po' di spazio anche alle cose nemiche, che suona brutto, sembra quasi che la gente si voglia male. Beh, innanzitutto ci guardiamo questa che riguarda tipo un tizio Azorius, anzi una tizia Azorius e una tizia Orzhov, che non sia mai ci siano troppi uomini nelle figure, che tipo sincrodicifondono insieme il simbolo delle gilde e soprattutto fanno una carta fortissima, Unlimited, costo 5, quindi quando il board è bello pieno, tappa tutte le creature avversarie, le due creature prendono lifelink, quindi tenetevela buona per quando arriverete a fare il pre-release o drafterete questa espansione. Poi, vincolo di conoscenza, Dimir e Izzet, che sono proprio amici per la pelle, tipo che i Dimir non dovrebbero neanche esistere, ma va bene. E anche loro si sincrodigifondono insieme perché hanno tipo in comune l'amore per la conoscenza. Sono tre tipi di conoscenze diverse, anche se sono in due, ma fotte cazzi. Va bene. Terzo vincolo di rinascita. E stranamente è quello nero ed è forte. Rimetti sul campo di battaglia una carta creatura del tuo cimitero, ha pure rapidità. Oh, questo penso sia Rianimino a costo 5, più meglio di tutti dopo i rituali di esumazione, che sono tipo una delle mie carte preferite. Vabbè, c'erano Rakdos e Jund e Gruul insieme, perché sì. Qui invece abbiamo Boros con Gruul e dicono perché non combattiamo per ciò che è giusto e lasciamo che siano i burocrati a discutere dei dettagli. Allora, la carta è inguardabile e non ve la commento. Commento il testo di colore perché almeno quello. Combattere per ciò che è giusto. Loro sono tipo poliziotti. Loro sono tipo pancabestia, più o meno. E quindi, cioè, non so cosa possano avere in comune, a parte il fatto di lasciare le decisioni importanti ai burocrati. Quindi, boh, forse effettivamente hanno deciso che non pensare è il loro punto in comune. E quindi, beh, ok, ci posso stare. Vincolo. Anche questa è molto bella. Guarda le prime tre carte del tuo grimorio, puoi rivelare una carta permanente a scelta. Tra esse aggiungere la tua mano, metti le altre tue carte in fondo, guadagni 3 punti vita. Mi fa un po' pensare che, visto il costo, sia fattibile per il costruito e soprattutto che sia un potenziale altro cerchino per trono, perché in permanente ti fa cercare le terre del trono, i planeswalker, gli artefatti, un po' tutto quanto. Non è a livello della premonizione silvana, però ti fa cercare un permanente. E quei 3 punti vita, secondo me, se vanno a bannare gli antichi fermenti, questa prende il posto. Ora, siccome mi sono rotto il cazzo degli spoiler, voglio tornare un attimo sul discorso delle storie. E quando ho trovato questa pagina in italiano sul sito della Wizard, ho avuto un attimino di tremarella sulle gambe e ho detto: wow, ma vuoi vedere che magari in questo piccolo e remoto nascosto angolo del web stavano veramente spiegando come funziona la storia? E io me la stavo perdendo. Ho detto: vabbè, l'ho trovata, facciamola. Poi ho aperto i famosi link e cioè vengono mostrate delle carte, non viene spiegato nulla. E quindi ho deciso che mi inventerò la storia in questo momento e se sarà quella giusta, bene, se no, bene lo stesso, perché a questo punto non posso più farci niente.
Allora, innanzitutto specifico che il formato di questo video potreste vederlo un pochettino spanato, inserito strano, perché ho impostato il registro dallo schermo in modo perché si veda solo il centro del coso. Quindi va bene, insomma, non dovete proprio leggere nel dettaglio tutte le figure, ma capire quello che sto dicendo. E voglio essere sincero, sarà difficile perché non sono sicuro che nemmeno io sto capendo quello che sto dicendo. Quindi vediamo di capire un pochettino la storia. Ci sono questi tizi che sono già su Ravnica, perché questa è Ravnica, però qua si vede Tezzeret che tipo sta guidando gli Eterni, che lui c'è il suo Monket e sta aprendo il ponte. Poi c'è questa vampira contenta perché nel suo particolare modo di vederla, il fatto che anche lei andrà a morire se Bolas vince è comunque secondario, perché il banchetto sarà superbo. Va bene, qui si vede il faro in azione, o tipo che esplode in quella che credo sia la Steam Vents, e Vraska che è Vraska. Atto 2, no, atto 1, scena 2. Si apre il ponte planare. Il ponte planare si aprì sul segno del patto delle gilde, che se non lo sapete è quella casa fluttuante in cui vive Jace, che c'è la base dei Gatewatch, che è a forma del simbolo delle scintille, riducendo in macerie il simbolo della resistenza di Ravnica. Quindi nel primo atto i tizi zombie sono già su Ravnica, però si apre adesso. Esilia tutti i permanenti multicolore, il cuore di Ravnica scomparve prima che tutto. Vabbè, questi due almeno sono in successione, perché prima si apre il ponte e tutti capiscono che il simbolo di Ravnica è andato. Arrivano i morti di Amonkhet che si riversano in un nuovo mondo al servizio del dio faraone. Ancora più tizi zombie e Liliana che li porta. Ok, violenza diffusa. C'è un solo eterno da solo, che non so perché sia arrivato lì da solo, fa scappare di tizi, va bene. Atto 1, scena 3. Ah, Gianni accende il faro, perché a quanto pare era già su Ravnica perché motivi, e dice: se non puoi salvare te stesso, non capisco perché, combatti per dare un'opportunità a qualcun altro. Va bene, il coso si attiva, arriva Jace e vede il sole immortale sopra di Ravnica e dice: il mio culo brucia un bel po'. Poi qui si vede Gianni che combatte con i Selesnia perché è stato promosso a bianco-verde magicamente, e Jace che non lo so. Atto 2, Vivien si mostra. Vivien, e infatti c'è Jinjiangu, che è questo tizio cinese con un bellissimo Shiba Inu al suo fianco, che in realtà però non è il suo cane, cioè lo segue e basta, ma non è il suo cane, è il cane dell'incredibile Hulk, come potete vedere, perché vede, diventa gigantesco. E tra l'altro il cane non è un planeswalker, però comunque riesce a viaggiare con i piani con Jinjiangju, perché... Parliamo d'altro. Oh, c'è Chiora, c'è Chiora. Interessante, Chiora. È arrivato Teferi. Che bello Teferi. E qui c'è il bestiarco di Vivien, che non è per niente una caricatura, una parodia di Vixen, cioè il supereroe della DC che ha il potere dei totem animali. Infatti, cioè, lei ha il potere dei cerchi animali, completamente diverso. Arriva Samut, non so se cronotraslata da Amonkhet o se passata direttamente attraverso il buco del portale. Di nuovo Vivien, e il fortunellissimo Angrat che dice: ma porco cazzo, ero appena stato intrappolato da una parte, mi sono liberato, e qui c'è di nuovo il sole immortale. No, in realtà non so cosa sto dicendo, ma conoscendo Angrat più o meno farò questo. Kaia invece, parliamo d'altro che è meglio. Kaia invece era già qui e ha detto: beh sì, la mia versione a costo 3 era abbastanza forte, quindi questa deve fare abbastanza schifo visto che costo 6, e ci sta. E qui poi arrivano tre sconosciuti, cioè Teio, che è questo tizio apparentemente inutile che non dice niente, Davriel, questo tizio apparentemente cazzuto che ha una storia grandissima su Innistrad, perché anche lui è di Innistrad, che però noi poveri coglioni italiani sfigati di merda non la sapremo mai, perché il suo romanzo chissà dov'è, e poi c'è la Viandante.
Non so cos'altro dire sulla viandante. Atto 2, scena 2. C'è un tizio mago, un tizio sorvegliante che ha un buon potenziale in limited e visto il costo chissà anche in costruito, un tizio su un carro con un cavallo zombie e un tizio zombie che a quanto pare ha fatto l'abbonamento per essere resuscitato perché come vi dicevo nell'ultimo video è già morto tipo 16 volte e continua a tornare in vita. Ah, oh, guardate qui, arriva Nairi, arriva Sorin, si picchiano. E se avete letto i miei commenti sull'altro video, praticamente Sorin si è liberato, è stato confermato dalla Wizard che Sorin si è liberato perché sì. Poi Tolsmir, che se ve lo ricordate, era un tizio della prima Ravnica, era tipo il campione dei Selesnia. E il bello è che praticamente la prima Ravnica è stata fatta qualcosa tipo 75 anni fa, anni di Ravnica, e posso capire che gli elfi siano abbastanza duraturi, molto più duraturi rispetto a noi umani, però tipo anche il cane. Cioè, dopo 75 anni sembra ancora che abbia 2 anni. Wow. Poi arriva un infernale divoratore, perché non c'è crisi che un infernale non possa peggiorare, non so bene in che contesto. E queste due bizzarrie si liberano, che può avere anche senso, perché se la Steam Vance è saltata in aria, magari erano nei laboratori e loro si sono liberati. Sto cercando di dargli un senso, perché sì. Poi qui un goblin e una sfinge si scambiano le personalità. Non so se dovrei ridere. Ah sì, poi arrivano la fanciulla del massacro, che essendo una creatura leggendaria dovrebbe essere tipo un personaggio di rilievo nella storia. E Tomic, anche noto come Ki, il famoso carro armato, e questa bellissima carta su cui spenderò qualche parola per parlarne. Allora, è una terra che dà mana in colore che può diventare un 3-3 con cautela pagando 4. Questo 4 costa 1 in meno per ogni leggendario e planeswalker che controlliamo. Da un certo punto di vista sembra figo e vedo anche una certa cosa con Tomic che tipo la rende quasi imbersagliabile. Però in costruito, a parte che è un 3-3, cautela non basta e al massimo tipo costerà uno in meno perché ci sarà un planeswalker, un leggendario, quindi no. E il disegno invece è molto bello, dove si vedono tipo ogni tizio di ogni gilda tipo uniti insieme in un giro tondo umano, tipo per fare una Genkidama o perché hanno vinto e ora sono tutti amici. Sarebbe piacevole capire in che contesto si svolge questa scena, ma ho anche smesso di starci male. Atto 2, scena 6. Ecco qui. I Boros si sono incazzati e quindi mettono dei reattori tipo Sputnik sotto la fonderia sacra che si alza in volo diventando il Parelion 2, la vendetta di Adriana. Però anche gli Eterni volano, però arriva Feather, che è tipo un personaggio che era stato della prima Ravnica, che finalmente gli hanno fatto una carta. Vabbè, a sto punto, vabbè. Vi ho già spoilerato che manca il terzo atto, ma vabbè. Arriva Jaya, arriva Chandra, arriva Karn, arriva Saeli, arriva Dovin. E niente, non so il contesto in cui succede tutto ciò. In realtà è l'unica, tipo una delle due cose che sono riuscito a sapere è che loro quattro sono il team che sta andando nel Prav, cioè la sede degli Azorius, per combattere contro Dovin e distruggere il Sole Immortale, perché Dovin sta controllando, sta facendo la guardia al Sole Immortale. Però se avessi dovuto capirlo da qui, buonanotte, siamo freschi. Ah, siamo atto 2, scena 8. Un gigantesco qualcosa abbatte la statua di Bolas, su cui in cima c'è Tblpt. Ma non preoccupatevi perché no, non muore. Nella carta dopo, che però avrebbe dovuto arrivare prima per essere spiegata in ordine cronologico,
C'è scritto il risveglio di Vitugazzi, qui praticamente una terra diventa Vitugazzi, cioè Vitugazzi, la sede dei Celesnia, diventa questo gigantesco elementale che è tipo un 9-9 e butta giù la statua di Bolas. Poi si vede Nissa che è figa e il suo trionfo, in cui praticamente si fa vedere che è stata lei ad animare Vitugazzi. In questo caso, boh, sto pensando tipo che anche se le carte sono in italiano, probabilmente il sito che sto guardando è in giapponese. Perché in questo modo si spiegherebbero le carte cronologicamente al contrario, cioè c'è Nissa che lei la si vede che ha fatto animare questo, lui che si alza e butta giù la statua perché non è neanche in ordine cronologico, non è neanche in ordine cronologico. Ah, fine del secondo atto, arrivano gli dei eterni perché probabilmente Bolas stava perdendo, anche se a noi non ci è dato rivederlo, e quindi arrivano i pezzi grossi, e si vedono infatti i pezzi grossi, ma li abbiamo già visti e non ci perderemo troppo tempo sopra. Ultima scena del secondo atto, Gideon, che praticamente sta accumulando tutta l'energia della Genkidama nella sua spada, si prepara a fare qualcosa. Piano controverso, Niv-Mizzet aveva escogitato un piano perfetto, ma non aveva alcun controllo sulle menti mortali che dovevano accettare di metterlo in atto. Farò finta di sapere di cosa sto parlando. Qui si vede Jace, questo credo sia qualcuno, e questa è Vraska, che non sappiamo se è stata liberata dal controllo mentale di Jace o meno, ma fa niente. Il trionfo di Jace. Il trionfo non fu superare in astuzia il piano di Bolas, ma comprendere perché il potere supremo è autodistruttivo. Sono aperto a interpretazioni. Ricettacolo del Mentefiamma, in cui si dice che Niv-Mizzet è morto, ma non sapevamo neanche che fosse vivo da prima, perché prima era sparito. Va bene. Finale della promessa, in cui la Genkidama tipo sta potenziando questo drago che potrebbe essere Bolas, ma noi sappiamo che è Niv-Mizzet perché qualcuno su un articolo di un sito esterno alla Wizard ha scritto che è Niv-Mizzet, ma nessuno si è limitato a spiegarci cosa cazzo sta succedendo. Fine del video.